tasty. So yes, so this is an Emmy. So. Dirigendo verso Chinatown, City Bike, perché è il modo più veloce per arrivarci. E oggi guardiamo uno studio fighissimo. Per ora sblocchiamo la City Bike, queste sono quelle elettriche. Girare così in bici per New York è bellissimo, l'estate. Ok. L'ufficio di Darvis dovrebbe essere questo forse. Perché sì, sto andando a incontrare Darvis, che è questo mio amico che ha un'azienda di produzione video ed è lui che ha reso possibile la cosa della barca con i creators l'altro giorno. E ha uno studio fighissimo qua a Chinatown per produzioni che fanno, eccetera. E quindi ci tenevo a farvelo vedere e a farvelo conoscere, perché è un personaggio molto molto interessante. Sembra un po' 368 come vibe qua a Chinatown. Chissà se un giorno avrò uno studio così. Potere della visualizzazione positiva, no? Questo ascensore ha una doppia porta. Ciao! Ciao, ciao! I love how thoughtful Darvis is. Welcome to the studio. So everyone, this is Darvis. This is your studio and it's amazing. Yes. This is just like the small part, like your actual office. Yeah, this is me, my two computer setup. I have my little plants, I have my gear over there. It's really good. C'è anche il mur della Polaroid con tutte le foto di chiunque entri nello studio, un po' come faceva Casey. This is a great thing for a studio, I feel like. Yeah, it captures the energy of everyone who's been here. I'll be there? Up next. Okay. What do you do? So I am a content creator. I do videos, as you can see my camera. Mm-hmm. I do a lot of graphic design. I'm usually like filming on site. Oltre a fare il tour di questo ufficio fighissimo, vorrei raccontarvi la storia di questo mio amico Darvis, perché ha una storia molto affascinante che magari potrebbe dare ispirazione a qualcuno di voi. Darvis è nato e cresciuto nel Bronx, a New York, e pian piano ha sviluppato questa passione per il videomaking, che ora è il suo lavoro. Il modo in cui è arrivato a fare quello che fa oggi è estremamente affascinante. This is a huge space though. Yeah. So what else is in here? Okay. Can we get a tour? Come on. This was a former medical facility transformed into creative space. So there's two floors. So this is my office. Again, I do videos, a lot of creative, all that fun stuff. We have an amazingly talented hairstylist over here. So they do hair. Fine artist. So they do a lot of painting, a lot of composting, all that fun stuff. What is this? This is a giant printer. So like this is a giant poster printer. We also have a really talented film director. An editor and producer. We just got someone who moved in and they're a florist. Here, this is a kind of editing room that anyone that stops by needs to edit can kind of pop in for the day. La sua storia parte da un videogioco, Final Fantasy, a cui giocava lui da piccolo e che l'ha ispirato a voler fare roba col mondo del video e esplorare un po' di più tutto questo. Ovviamente non avendo idea di come, Darvis arriva dal Bronx, è nato e cresciuto in quella zona di New York, e dopo aver studiato all'università si ritrova con il debito universitario che hanno tutti quanti qua in America, lo student loan. Quindi si fa un piano di 5 anni per pagarsi tutto il debito, capire cosa fare a livello lavorativo, dove andare. Sarebbe partito da New York a lavorare per questa azienda per cui aveva trovato lavoro, tema poker, e poi si sarebbe spostato a Las Vegas per lavorare ancora con loro per i primi 3 anni, per poi spostarsi per gli ultimi 2 anni in California, aprire la sua azienda di produzione video, dove fare effettivamente le sue cose come freelancer a Los Angeles. Se non che durante il primo anno viene licenziato dall'azienda di poker. One year into that plan, I got laid off. Che lo lascia a casa e a quel punto si ritrova senza niente. So, what is this? So yes, so this is an Emmy. So an Emmy award. This is an actual one? Very casual. Yeah, this is an actual Emmy. So my buddy, but he's the one who owns these two floors. Okay. But he's also a very talented drone pilot, podcast producer, videographer, all of the above, and he is an Emmy award winning person. The Fortune logo popped up over there. Mm-hmm. That's us. And then we have this fun, unique kind of gallery space. A little busy over there. We have a record label. Okay. So music, True Panther sound. And then now we're gonna go up to the 6th floor. E a quel punto si ritrova completamente perso, senza niente, e si dice, sai che c'è? Comincio a fare il freelancer adesso. I was like, okay, like speed up that 5-year plan. I'm going freelance now. A New York. Questo era il 2019, quindi comincia ad andare in giro, a conoscere persone, a fare il più possibile, e nel giro di 6 mesi fa tipo $600 in totale. Riesce a sopravvivere, ma si dice, come faccio a vivere con queste cifre? Cioè, è impossibile. Ma in questo periodo riesce a conoscere un sacco di persone interessanti in giro per la città, perché poi girando, facendo cose gratis, ti fai un sacco di amici qua a New York. Ed è a quel punto
che improvvisamente, marzo 2020, pandemia. E quindi si ritrova senza niente, senza soldi, a casa, senza un piano, senza sapere cosa fare. Qui c'è un primo ritorno, nel senso che durante la pandemia lui ha cominciato effettivamente a lavorare, nel senso che le persone che si ricordano di lui perché lui li ha aiutati durante per le riprese o per questo o per quell'altro, hanno bisogno di personale, di una mano per riprendere, di cose da fare, di produzioni video. E quindi comincia effettivamente a lavorare. All those seeds I planted over the course of like those 8 months, those seeds started to kind of bloom and come to fruition, right? Because it's like now, oh, I remember Darvis. E nel giro di pochi mesi comincia a guadagnare molto di più rispetto a quello che guadagnava per l'azienda di poker. Quindi c'è un altro piano sopra dove hanno effettivamente la parte di studio che tutte queste personalità che occupano questo spazio possono utilizzare, che è la cosa bella, cioè Darvis ha la sua azienda di produzioni video e poi se vuole andare dalla parte musica, dalla parte fiori, dalla parte qualsiasi cosa, può semplicemente andare e dirgli: guarda, stiamo lavorando su questo progetto, abbiamo bisogno di una mano. E se hanno bisogno di uno studio di posa e dove creare effettivamente contenuti, salgono quassù e c'è tutto. Andiamo. Andiamo. Amici. And this is the floor above. Oh my gosh. Oh, this is really cool. Wow. Ah, this is giant. Yes. And you can literally like build it however you want, exactly. Depending on what you have to do. Again, like use this wall and build sets with it. We've actually had, there was like a music artist, she was here. We had a stage that was built and she did, oh, wow. She had like a mini concert here, like her release party. E questo durante la pandemia, un periodo considerato dalla maggior parte delle persone estremamente negativo. E qui ci tengo a fare una parentesi su un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero il fatto che sento molte persone quando si racconta una storia di questo tipo dire: vabbè, facile, durante la pandemia eravamo tutti a casa, avevamo un sacco di tempo da dedicare a quella cosa, chiaro che l'hai superata, hai migliorato quella parte di te stesso o sei riuscito a fare quella roba lì, avevi un sacco di tempo, tutti a casa, facile. Non è mai facile nel momento in cui stai facendo quelle cose e la pandemia è comunque stato un momento tragico e scomodo per tantissime persone, comprese quelle persone che hanno fatto delle cose durante quel periodo, che hanno migliorato loro stessi e molte di queste altre persone che invece criticano, che invece dicono: ah, facile, no? In quel periodo facile? Anche loro erano lì in quel periodo, perché non hanno fatto nulla? Perché è più facile trovare una scusa per non fare qualcosa e dire: ah, beh, ma lì era meglio, no? Quel periodo era più favorevole per questa determinata cosa, ora non lo è più. Ma in realtà, nel momento in cui stai facendo qualcosa di quel tipo, capendo te stesso piuttosto che sviluppando la tua azienda, non importa che momento è, se è una pandemia, se non lo è, cioè se Darvis non avesse da prima cominciato a creare le fondamenta, non si sarebbe mosso nulla, ovviamente. Trovo sia molto importante dare il giusto valore alle cose, e certo che una pandemia può aiutare perché hai più tempo, ma allo stesso tempo, se vuoi fare qualcosa, ti rimbocchi le maniche e lo fai da adesso. Indipendentemente da quello che arriva e quello che può succedere. E poi le cose andranno come devono andare e se veramente ci tieni a fare qualcosa, riuscirai a farlo. Ma nascondersi dietro al... era più facile all'epoca, grazie al cacchio, nessuno era tutti a casa. Non è una soluzione. È solo la reazione di persone spaventate di agire e lavorare veramente sui propri sogni. Ci tenevo a specificarlo perché sento spesso questa cosa e non mi piace. So this is what we would call a fire escape here in New York City. Oh my gosh. This is actually giant. Questo è un balcone a New York. It's just like, you know, you don't need a balcony for like New York City. You only have fire escape. Oh, you see the Freedom Tower? Manhattan Bridge? So have you heard of the Grateful Dead? So mm-hmm. You're yeah, a band, yeah. Yep, from back in the day. These speakers are actually from the Wall of Sound in 1973. So these are like some of the original pieces that were on that wall of sound. That's crazy. Yeah. And then up here, this is like the wall of sound in 1973. That's amazing. So, and those were there. Yep, those were there. Part of history, I think. Yeah. Wow. Detto questo, quindi comincia a lavorare sempre di più fino a fondare la sua effettiva azienda con cui tutt'oggi lavora, conoscere sempre più persone, lavorare adesso in questo ufficio con un sacco di persone creative il cui fondatore ha vinto un Emmy. E per tornare a Final Fantasy che vi ho accennato all'inizio, un giorno va a 368, luogo che frequenta anche lui spesso, e sente la voce di una ragazza e pensa: l'ho già sentita questa voce, ma dove l'ho sentita? Si conoscono, si presentano, cominciano a chiacchierare e a un certo punto salta fuori che lei fa voice acting ed era una dei doppiatori di Final Fantasy.
Lui la riconosce e dice: ma sei... non mi ricordo il nome della... ed era effettivamente lei. Quindi Darvis corre a prendere un CD da qualche parte, trovare un CD di Final Fantasy da fargli firmare in qualche negozio sperduto a Chinatown. Lo trova, glielo porta, se lo fa firmare. E in quel momento mi ha detto: per me è stato un full circle moment, cioè un momento dove tutto torna. Mi guardo indietro e dico: wow, ecco, questo è il mio percorso fino a questo momento. E ho un po' chiuso un cerchio, un primo cerchio di questo mio percorso lavorativo e di vita che sto facendo. E quando succedono quelle cose è veramente, veramente incredibile, perché ti ritrovi nella situazione e dici: oh mio Dio. Ed è talmente forte emotivamente che poi ti fermi, ti guardi intorno e dici: oh. I have a question. Yeah. How do you keep like your mental health to the right level? One part of that is definitely like talking to a therapist. I think even it doesn't have to be like for a crisis, but just having someone who's a direct outlet to kind of vent to, you know, surround yourself by friendships that are genuine and meaningful. And then most importantly, taking time for yourself. So having that downtime and saying, you know what, like, I'm not doing work, I'm not gonna go out, I'm not gonna worry about anybody else, I'm just gonna have a moment for self-care. I guess I'm a big believer in energy and like manifesting, and one thing I like to do is when I'm feeling good, I tend to write it down. So like there's like something that like even in my sticky note here, here to show the camera, is like I wrote like you got it. So this is a moment like I was doing, maybe working on the project, and I was like, I got this, like, I'm feeling good, like I'm doing it, I got this. So now every time I'm not feeling this, I could reflect on this and be like, I felt this, so I can feel this again. Be the best you. Love that. You know what I mean? Just like these little reminders, because sometimes you're not there. You have to remind yourself you can be there because you were there. Facciamo la foto per il muro di Darvis, dove ci sarò effettivamente anch'io. Polaroid wall. Woo! All right, now this time is a time lapse dello sviluppo.